Emergenza lingua blu anche per allevatori di Lamezia. Continua in Calabria l'emergenza lingua blu, patologia dei ruminanti che in questo periodo sta creando allarme fra gli allevatori senza risparmiare il territorio lametino, da cui è partita una delegazione qualche giorno fa per partecipare alla manifestazione di Isola Caporizzuto. Spiega i risvolti della situazione e le sue ricadute a livello locale la dottoressa Filomena Citraro, direttore dell'Associazione Regionale Allevatori, con sede a Lamezia. La lingua blu è una patologia virale, infettiva, non contagiosa, che si trasmette attraverso le punture di piccoli insetti ematofagi del genere Culicoides, chiarisce Citraro. Colpisce ruminanti domestici e selvatici, in particolare pecore e bovini, ed è causata da un orbivirus della famiglia Reoviridae, di cui esistono 26 sierotipi. Mentre negli ovini la malattia provoca febbre, infiammazione delle mucose e cianosi della lingua, nei bovini l'infezione è generalmente asintomatica, ma con una lunga durata della viremia. Busta con proiettili recapitata nell'ufficio del direttore del distretto sanitario di Vibo. Una busta con 3 proiettili è stata recapitata nell'ufficio del direttore del distretto sanitario di Vibo Valentia, Raffaele Bava, di 69 anni. A consegnare la busta è stato un corriere e dopo averla aperta Bava si è recato dai carabinieri per denunciare l'accaduto. I militari dell'arma hanno quindi avviato le indagini e non si esclude al momento alcuna ipotesi. Sull'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia pende il possibile commissariamento per infiltrazioni mafiose da parte del Consiglio dei Ministri, che dovrà a breve pronunciarsi sulla proposta del Ministro dell'Interno, che ha già ricevuto apposita relazione da parte del Prefetto di Vibo a conclusione dei lavori di ispezione. Lavori di ispezione disposti con l'invio nei scorsi mesi di una commissione di accesso agli atti alla luce delle risultanze investigative e non solo, dell'inchiesta antimafia della DDA di Catanzaro denominata Maestrale Cartago. Nel torinese 6 persone fermate per associazione mafiosa. 6 persone sono state fermate a Torino e nell'area metropolitana con l'accusa di associazione mafiosa, ricettazione, estorsione aggravata e detenzione illegale di armi. L'operazione, denominata Factotum della Guardia di Finanza del capoluogo piemontese, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata di Roma, sotto il coordinamento e su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia torinese, ha portato all'esecuzione del provvedimento di fermo degli indagati, grazie ad accertamenti compiuti anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e attività di osservazione. Le attività investigative hanno consentito agli inquirenti di scoprire il sodalizio legato all'Ndrangheta, radicato in particolare nella zona di Carmagnola, dedito alla protezione e recupero crediti, intermediazione di manodopera e ingerenza nei rapporti tra imprese del settore edile, operai, sindacati di categoria e casse edili. Tra gli indagati c'è anche un sindacalista nel settore edile, personaggio centrale per gli investigatori, un altro dei fermati già implicato nell'inchiesta Minotauro riguardante l'insediamento dell'Ndrangheta nel torinese e in Piemonte. Secondo l'accusa, l'uomo sarebbe un dirigente organizzatore della rete della mafia calabrese ancora operativa sul territorio. Una figura di spicco che avrebbe partecipato a incontri della criminalità organizzata in cui venivano stabilite alleanze e spartizioni del territorio. Inoltre è un riferimento per i criminali comuni che prima di agire chiedevano il suo consenso. Dalle indagini avviate dopo le operazioni Carminius e Fenice, che nel 2019 avevano consentito di disarticolare un'articolazione ndranghetista legata ai clan di Vibo Valentia che operava nel torinese, è emerso che l'organizzazione forniva su Carmagnola protezione a imprenditori che pagavano sotto intimidazione. Il denaro veniva poi utilizzato per finanziare le spese legali dei presunti associati al sodalizio e alle loro famiglie. Un altro indagato affiliato all'Ndrangheta sin dal 2003 non solo ha favorito lo scambio di comunicazioni inerenti all'attività del gruppo criminale, organizzando incontri con altri appartenenti, ma ha anche concordato con altri sodali, citati quelli testimoni in udienza, per un processo riguardante delitti di matrice ndranghetista, termini e modi per rendere falsa testimonianza al fine di screditare un collaboratore di giustizia. L'uomo, in un caso specifico, facendo valere la propria appartenenza all'organizzazione, ha costretto una persona a consegnargli beni preziosi per un valore complessivo di circa 20.000 euro. Destinatario del fermo è anche un detenuto in carcere per essere stato giudicato in via definitiva per aver fatto parte, nel recente, dell'Ndrangheta piemontese.
Costui, oltre a partecipare agli incontri tra i membri dell'organizzazione dell''Ndrangheta del Piemonte e a risultare protagonista di vicende estorsive, si è adoperato per fornire sostegno finanziario e assistenza logistica a favore del latitante Pasquale Bonavota, ritenuto appartenente di spicco dell'omonima cosca del Vibonese. Truffa assicurativa nel Catanzarese, ammesse le costituzioni dalle prime parti civili. Centinaia di migliaia di euro spariti, assicurazioni stipulate in apparenza per Allianz, l'accusa di una truffa nei confronti di una ventina di persone, tra privati e società, per aver determinato a credere che incassasse i premi assicurativi dei clienti, per poi riversarli alla società di intermediazione finanziaria, facendo credere ai clienti di essersi assicurati con la famosa compagnia. All'udienza del 23 settembre 2024, il Tribunale Penale di Catanzaro ha ammesso la costituzione delle prime persone offese in qualità di parti civili, alcune di loro difese dall'avvocato Giancarlo Pitaro. Prosegue dunque il processo con rito ordinario nei confronti dell'imputato signor Francesco Megna di Botricello, imputato del reato di truffa consistente nell'aver indotto i suoi clienti a credere che incassasse i premi assicurativi per poi riversarli alla società e di aver acceso polizze assicurative a insaputa dei suoi clienti, che poi utilizzava per finanziare il pagamento dei premi di terze persone, con la conseguenza che a seguito del mancato pagamento di alcune rate del finanziamento di tali polizze, l'Allianz addebitava ai clienti il pagamento dei debiti così maturati. Processo in punimento su cosche della Metino e Vibonese, 20 assoluzioni in appello. Si è concluso con 20 assoluzioni, tra cui quelle di esponenti di spessore della criminalità organizzata vibonese, 4 prescrizioni, numerose rideterminazioni di pena rispetto al primo grado e 23 conferme delle condanne inflitte con la sentenza emessa con rito abbreviato dal GUP distrettuale. Il processo d'appello denominato imponimento, scaturito dall'omonima inchiesta della DDA di Catanzaro. Il procuratore della Repubblica facente funzioni, Vincenzo Capomolla, e il sostituto procuratore generale, Raffaele Sforza, avevano chiesto la condanna di tutti gli imputati e per 7 di loro in particolare pene anche maggiori rispetto al primo grado. La Corte d'Appello di Catanzaro, presieduta da Loredana De Franco, è stata però di diverso avviso. Tra gli imputati assolti ci sono Vincenzo Barba, considerato un elemento di spicco della criminalità vibonese, Domenico Bonavota, ritenuto al vertice dell'omonima cosca di Sant'Onofrio, e Filippo Catania, altro elemento indicato, quale appartenente al clan Lo Bianco, così come Paolino Lo Bianco. Assolti inoltre l'imprenditore avvocato Vincenzo Renda e il dirigente regionale Serafino Nero, mentre per alcuni imputati la Corte ha accolto l'appello della DDA, infliggendo pene maggiori rispetto a quelle inflitte in primo grado, come per il militare della Guardia di Finanza Domenico Bretti. Confermati invece i 20 anni comminati in primo grado al boss di Filadelfia Rocco Anello e le condanne di Francesco Antonio Anello, dei fratelli Vincenzo Giuseppe Fruci, di Daniele Presta Nicola e di Teodoro Mancari. L'operazione imponimento, scattata nel 2020, si è concentrata sulle attività illecite gestite dalla Cosca Anello di Filadelfia e dalle consorterie alleate su una vasta porzione di territorio a cavallo tra il Vibonese, l'Interland Lametino e parte dell'entroterra catanzarese. A Vibo, in auto con un tirapugni, un anello dentato e un bastone artigianale, coppia denunciata. Proseguono senza soluzione di continuità i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore della provincia di Vibo Valentia, dottor Rodolfo Ruperti, sempre con l'obiettivo di assicurare e mantenere, grazie a una quotidiana attività di prevenzione e presenza sul territorio, le condizioni di una reale tranquillità pubblica. Anche in quest'ultimo fine settimana, agenti sia della Questura che del reparto prevenzione crimine, insieme ad un'aliquota di militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati impegnati nelle aree più sensibili del centro cittadino, da sempre raduno di giovanissimi provenienti da tutta la provincia, eseguendo accurati controlli delle piazze e delle vie circostanti, atti ad impedire la somministrazione di sostanze alcoliche ai minori, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, nonché atteggiamenti di violenza, bullismo e ogni altra forma diffusa di illegalità. L'attività di prevenzione ha così portato al controllo di 625 persone e 291 veicoli, con l'elevazione anche di contestazioni per violazioni al codice della strada. Nel capoluogo, il dispositivo di controllo del territorio è stato invece integrato dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico,
In particolare, nella giornata di ieri, un equipaggio in forze all'UPGSP ha proceduto al fermo e controllo di un'autovettura con a bordo una coppia transitante su Piazza Taverna, eseguendo un accurato accertamento sul veicolo e i suoi occupanti, dettato dall'atteggiamento insofferente e refrattario di questi ultimi. La suddetta attività consentiva agli agenti operanti di rinvenire e sequestrare un tirapugni, un anello dentato e un bastone artigianale acuminato dalla lunghezza complessiva di 59 cm. All'esito delle procedure di rito si è proceduto al deferimento in stato di libertà all'autorità giudiziaria dei soggetti in questione. Inoltre, il dispositivo di prevenzione ha consentito di elevare due distinte contestazioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale a carico di altrettanti soggetti da parte delle volanti della questura e del posto fisso di polizia di Tropea. Sequestrata una piantagione di canapa indiana nel Cosentino. Sequestrata un'ingente piantagione di canapa indiana nel Cosentino, i carabinieri della stazione di Cittadella del Capo, nel corso di uno specifico servizio, hanno individuato a Bonifati, impervia località montana, una piantagione di canapa indiana con un'estensione di circa 250 metri quadri, costituita da un'ottantina di piante di altezza tra 150 e 300 centimetri, già pronte per essere raccolte. La piantagione era abilmente occultata tra la fitta vegetazione ed era dotata di un complesso sistema di irrigazione. I militari, giunti sul posto, mimetizzatisi in diversi punti, hanno atteso molte ore prima che arrivassero tre persone di Bonifati, una delle quali già nota in quanto 2 anni fa era stata arrestata per il medesimo reato. Gli uomini, un 60enne, un 55enne e un 61enne, ignari della presenza dei carabinieri, hanno iniziato le operazioni di raccolta delle piante. A quel punto sono stati circondati e bloccati. Sono stati trovati in possesso anche di 2 sacchi di juta, contenenti complessivamente 6,5 kg di marijuana. La piantagione è stata sequestrata. I tre sono stati sottoposti ai domiciliari. Reggio Calabria, incidente di un'autovettura all'interno di una galleria. La SO di Reggio Calabria è stata allertata per un incendio autovettura all'interno della galleria Limina, lunga 3,2 km sulla strada statale 682 nel comune di Gioiosa Ionica. Sul posto prontamente inviate le squadre del distretto di Siderno, Polistena e Palmi. Gli automobilisti in transito riuscivano ad abbandonare in autonomia la galleria. Le squadre di soccorso intervenute sul posto hanno tratto in salvo 4 persone, le stesse che viaggiavano sulla vettura andata in fiamme, risultate intossicate a causa del fumo. Le vittime sono state assistite dal personale sanitario del SUEM 118 e trasferite presso la struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. L'intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza del sito. Altri enti sul posto, carabinieri e ANAS per gli adempimenti di competenza. Al momento la strada statale e la galleria sono state chiuse a causa del denso fumo che ha invaso la zona, rendendo impossibile il transito. Perde controllo auto e si ribalta sulla 2 tra svincoli Altilia Grimaldi e San Mango d'Aquino, un ferito. Incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo, direzione sud, tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e San Mango d'Aquino. Una, la vettura coinvolta che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale, a bordo il conducente e una giovane ragazza. Illesa quest'ultima, mentre il conducente, ferito ma cosciente, veniva affidato al personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. L'intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. La stessa veniva rimessa su ruote e recuperata al soccorso stradale, sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e viabilità e personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il transito sulla 2 nel tratto interessato dal sinistro chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso. Esce fuori strada e finisce con l'auto in un canalone di scolo, incidente sulla strada statale 106 a Crotone. Incidente stradale sulla strada statale 106 a Crotone. Una chiamata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Crotone segnalava un incidente stradale sulla vecchia strada statale 106 in via degli Eucalyptus. Immediatamente una squadra con 2 mezzi si avviava dal comando di Crotone.
All'arrivo sul posto, nel punto segnalato, vi era una vettura Volkswagen Golf uscita fuori strada e finita in un canalone di scolo. All'interno della stessa una sola persona, AG, 72 anni, originario di Crotone, impossibilitato ad uscire. Vista l'altezza del canalone, si usava per il recupero anche una scala italiana per poter portare a livello strada e consegnare il malcapitato ai sanitari del 118. Per i rilievi del caso sul posto, anche carabinieri e polizia. Località Sorbia, si vede la fine dei lavori ed è pronta l'apertura. Possono tirare un sospiro di sollievo i residenti e tutti quelli che transitavano l'arteria stradale che dallo svincolo della trasversale delle Serre via Ancinale a giorni si può dire che la strada crollata lo scorso mese di marzo sarà aperta agli automobilisti che si devono recare sia in ospedale che alla vicina Arcusso, come l'amministrazione comunale ha assicurato alla Gazzetta del Sud nei giorni scorsi, dicendo: recupereremo il tempo perduto nella speranza che non succeda qualcosa di nuovo. Un'arteria importante, quella di località Sorbia, che funge da bretella al centro urbano. Infatti, la strada Sorbia, dove ci sono molti insediamenti abitativi e diverse attività commerciali ed artigianali, è una vera strada alternativa per raggiungere l'area che porta alla Casa della Salute. A lamentarsi nei giorni scorsi pure i residenti di Via Vignale, quartiere che si trova nel cuore del centro storico, con le viuzze intasate per via del traffico veicolare che quotidianamente si riversa per raggiungere le zone del centro. Consigliere regionale PD Mammoliti, a Taverna manca autista ambulanza e interviene l'isoccorso, presentata interrogazione. Mentre in Calabria si narra di una sanità efficiente, in realtà si rischia di morire per incidenti, anche banali, solo perché un'ambulanza non può partire per mancanza dell'autista. Lo sostiene in una nota il consigliere regionale del PD Raffaele Mammoliti. Mentre i pronto soccorso sono sommersi di codici bianchi, sottolinea Mammoliti, un elisoccorso deve sopperire alla mancata organizzazione di un servizio d'ambulanza. E quanto accaduto lo scorso 21 settembre al villaggio Mancuso, frazione del comune di Taverna, in un fine settimana dove ancora per fortuna la presenza di turisti locali e non popola il territorio. Un turista in grave difficoltà respiratoria non riceve il tempestivo intervento dell'ambulanza, che si trova a soli 10 minuti perché manca l'autista. L'ambulanza, che si attiva da Catanzaro, arriverà dopo un'ora, mentre nel frattempo viene attivato l'elisoccorso da Crotone, atterrando dopo tre quarti d'ora dalla prima chiamata. Per avere lumi su tale vicenda ho presentato un'apposita interrogazione a risposta immediata al governatore e commissario ad acta della sanità, sperando di poter ricevere adeguate e tempestive risposte in ordine ai motivi del ritardo dei soccorsi e di eventuali responsabilità,
ma soprattutto di vedere attivati provvedimenti tempestivi ed appropriati per rendere efficaci gli interventi di emergenza-urgenza. Per il consigliere regionale, quanto avvenuto denota un'evidente discrasia tra l'esposizione delle 60 ambulanze esposte sotto la cittadella, comprate di seconda mano dalla Lombardia, e l'impossibilità di attivare i tempestivi interventi spesso per mancanza di medici e in questo caso per mancanza di autisti. Intendo ringraziare pubblicamente la dottoressa che, avendo da subito colto la gravità della situazione, si è recata presso il luogo dell'incidente senza la prevista ambulanza. Non si possono più tollerare atteggiamenti così irresponsabili che mettono a repentaglio la vita delle persone. Ritengo infine chi possiede ruoli di responsabilità debba rispondere non soltanto politicamente. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Il bilancio della prima serata della rassegna Calabria Terra di Pensiero e Conoscenza da parte del direttore artistico Salvatore Condito. Ma prima sentiamo Dalila Nesci. Oggi un appuntamento culturale in cui si parla d'Europa, perché c'è sempre bisogno di parlare di Europa. Assolutamente sì, non è più un'opzione uscire dal processo di integrazione europea, è necessario che ciascuno concorra ad una cultura della cittadinanza europea. Questa è una giornata importante per riflettere e anche dare degli spunti su riflessioni e azioni politiche da compiere. Qual è la riflessione più importante da fare in questo momento politico? Sicuramente la necessità di condividere un debito all'interno dell'Unione Europea per investimenti che serviranno alla crescita e alla sostenibilità del futuro in Europa. Ecco, sulla nomina di Fitto come diciamo, la Commissione Europea. Che tipo di commissario Sì, sicuramente è una buona notizia per l'Italia che ribadisce il ruolo centrale che abbiamo come paese proprio nella nascita, nella progressione del progetto di integrazione europea e sono deleghe comunque importanti perché si parla di politica e di coesione, quindi molte risorse e anche la delega sulle riforme, quindi una vicepresidenza della Commissione che dovrà ben essere utilizzata anche in ragione del fatto che proviene dalla forza insomma, del governo in carica. Lo sosterrà, lo sosterrete? Io in questo senso non sono iscritta a nessun partito politico, però credo che a livello istituzionale dobbiamo essere fieri insomma, di questo percorso che si apre per l'Italia. È giusto che comunque sia maggioranza e opposizione che sostengano il nostro. Certamente sì, perché si tratta della nomina di un italiano che andrà a rappresentare l'intera Europa, quindi è importante. Nell'ambito della prima rassegna Calabria, terra di pensiero e di cultura, voluta dal comune di Staletti, che mi ha anche dato l'incarico di curare la direzione artistica di questa rassegna che si snoderà nei prossimi mesi, si è partiti con il libro A che serve l'Europa di Pier Virgilio D'Astoli ed Emma Bonino. È stata una serata interessante, non solo per la partecipazione, il parterre dei relatori, da Dalila Nesci a Tonino Perna, al coordinatore regionale dell'Associazione della comunicazione pubblica Pasquale Mancuso, ma soprattutto per la presenza di numerose persone che hanno proprio gradito questa prima iniziativa. La rassegna comunque continuerà nei prossimi mesi presso il Teatro Comunale di Staletti e vuole essere proprio un momento di una nuova narrazione della nostra regione nell'aspetto proprio della cura della propria identità e delle proprie esigenze che andranno ad emergere da qui ai prossimi mesi. Sicurezza e videosorveglianza, intesa fra Viminale e Regione Calabria, 200.000 euro per Lamezia. Intesa fra il Viminale e le prefetture calabresi e la Regione Calabria su due ambiti di azione. Il primo è finalizzato a implementare i servizi di videosorveglianza nelle cinque province calabresi, in particolare 200.000 euro saranno destinati alla città di Lamezia. Il secondo protocollo invece coinvolge l'ufficio scolastico regionale e stanzia 650.000 euro nei percorsi contro la dispersione scolastica. La firma è avvenuta stamattina alla prefettura di Catanzaro, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Questi protocolli, ha affermato, proiettano lo stato di una dimensione pratica e ricadute sostanziali per i territori, con strumenti utili e necessari alla sicurezza. La Calabria è per il governo una regione d'avanguardia, dove sperimentiamo buone pratiche poi utilizzate in altre parti del paese. Nell'ambito del protocollo Calabria, che prevede interventi per il rafforzamento della legalità, sicurezza, coesione sociale e per il contrasto dell'abbandono scolastico in Calabria, il Ministero dell'Interno ha messo in campo risorse per 2,6 milioni di euro per i progetti in materia di sicurezza urbana ed integrata.
Sulla sicurezza urbana integrata, per il comune di Catanzaro è previsto il finanziamento di 3 progetti di videosorveglianza relative all'area nord del quartiere Lido e nelle zone popolari dell'area sud, per un importo complessivo di 800.000 euro. Per la Mezze Terme viene finanziata l'implementazione della videosorveglianza cittadina per 200.000 euro. Per la provincia di Reggio Calabria vengono finanziati progetti di videosorveglianza nei comuni di Ardore, Bagnara Calabra, Cittanova, Polistena, Roccella Ionica e Rosarno per un importo complessivo dei 617.000 euro. Per la provincia di Cosenza vengono finanziati gli impianti di Belvedere Marittimo, Paola, Cetraro, San Giovanni in Fiore, Trebisacce, Altomonte e Rogliano per un importo di 1,2 milioni di euro. Per la provincia di Crotone sono finanziati progetti per i comuni di Isola Caporizzuto, Cirommarina, Strongoli, Petilia Policastro per un totale di 851.000 euro. Per la provincia di Vibo sono finanziati un impianto di videosorveglianza per l'hotspot per l'accoglienza dei migranti nella zona industriale di Porto Salvo e un impianto di videosorveglianza collegato con la stazione Carabinieri a Serra San Bruno per un importo complessivo di 268.000 euro. Inoltre viene finanziato con 150.000 euro un sistema di videosorveglianza con apparecchiature mobili da posizionare all'occorrenza presso i siti nevralgici del territorio regionale. La Giunta approva finanziamento per Taurianova, capitale italiana, del Libro 2024. È motivo di orgoglio per la Calabria assurgere agli onori della cronaca nazionale grazie al qualificato programma di eventi che il Comune di Taurianova sta realizzando nell'ambito del progetto Taurianova Legge, esecutivo del più ampio programma che vede la città della Piana essere stata designata quale capitale italiana del Libro 2024. È per questo motivo che la Giunta regionale, guidata dal Presidente Occhiuto, su mia proposta, ha riconosciuto strategico quanto necessario che si desse al Comune di Taurianova il giusto sostegno economico affinché il programma degli eventi possa continuare a conquistare gli spazi di visibilità che merita. E quanto dichiara in una nota l'assessore alla cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, a margine della conclusione della riunione di giunta con la quale la Regione Calabria ha approvato il progetto di finanziamento del Comune di Taurianova, capitale italiana del Libro 2024. Si ricorderà infatti che l'assegnazione di questo prestigioso riconoscimento è avvenuto sulla base di una decisione unanime della giuria nominata in seno al Ministero della Cultura, che ha riconosciuto nella proposta di Taurianova, evidenzia Capponi, un miglioramento dell'offerta culturale che si concretizza in un cambiamento significativo anche nel lungo periodo, in quanto mira all'inclusione sociale con l'utilizzo delle nuove tecnologie e il coinvolgimento dei giovani e delle categorie a rischio di marginalizzazione, diffondendo l'abitudine alla lettura e valorizzando l'immagine sociale del libro. In particolare, il progetto è risultato convincente anche in ragione del contesto storico e geografico, in quanto può costituire un laboratorio di pedagogia, di riscatto culturale, civile e sociale. 2 comunità in festa per i 100 anni di Totò Benavoli, Santa Caterina e Brancaleone. Grande festa in 2 comunità per festeggiare i 100 anni di Totò Benavoli, che domenica ha varcato la soglia dei 100 anni. Applausi e auguri da parte dei numerosi amici arrivati sia dalla vicina Santa Caterina e da quella di Brancaleone. Un momento emozionante, quello percepito ieri presso il Circolo dei Gabbiani del presidente Fortunato Colubriale, che ha organizzato l'evento fino ai minimi particolari: buffet, spumante e soprattutto l'accoglienza. Alla presenza dei 2 sindaci Francesco Severino e Silvestro Garaffolo, al tavolo dei relatori, oltre ai 2 sindaci, la dottoressa Maria Antonietta De Francesco e lo storico, che ha ripercorso alcuni momenti della vita di Totò Benavoli. Ma la ricetta intanto è vivere bene, vivere con tranquillità, e questo già secondo me è il 50%, diciamo, di quello che può essere la longevità. Certo, diciamo che oggi come oggi si sono delle condizioni di vita diverse rispetto a 50 anni fa. Allora si mangiava in maniera più sana, si viveva in maniera più sana e, diciamo, non c'era quello stress e quella vita frenetica che invece conduciamo oggi. Il signor Totò, diciamo, da quello che io non l'avevo mai visto sinceramente, l'ho visto oggi per la prima volta. Sono contento di essere qui, sono stato invitato dalle sue figlie e con grande piacere ho apprezzato anche l'accoglienza che mi ha dato
dato questa piccola comunità di Santa Caterina dell'Oione. Ringrazio il sindaco e ringrazio tutti voi, ringrazio per la partecipazione e speriamo di trovarci un altro anno ancora qui a festeggiare insieme a Totò e insieme a voi. Sì, quello che dicevo prima è, non è da tutti essere festeggiato da due sindaci, evidentemente è una persona che lo merita, non evidente, ma sicuramente è stato sempre, da quello che ho sentito qui dai discorsi che sono stati fatti, è stata una persona che ha sempre contribuito con la sua opera, con la sua costanza e presenza a questa comunità, e di questo io ne sono fiero, perché prima di tutto è un cittadino di Brancaleone, anche se poi è stato, diciamo, è vissuto qui, ha fatto qui la sua famiglia. Sì, cioè, è vero, io questa sera sono solo molto soddisfatto, da 6 anni oltre che faccio il sindaco, è il primo centenario che come sindaco festeggio. E che dire, io ho ringraziato la famiglia Benavoli per l'invito, ci sono tanti anziani a Santa Caterina, speriamo che possiamo ritornare di nuovo in questo centro a festeggiare tanti altri nostri concittadini che sono oltre i 90 anni. Noi, è venuto il sindaco di Brancaleone e l'ho voluto ringraziare anche io, perché Totò Benavoli è nato e cresciuto a Brancaleone e la sua presenza è stata molto importante, perché il comune di Brancaleone, come tanti comuni, non dimenticano mai i propri figli emigrati, e la testimonianza sua che ha rafforzato quel filo indissolubile tra la famiglia Benavoli e il comune di Brancaleone. Io questa sera è una giornata di festa, noi come amministrazione abbiamo regalato una targa, esprimendo pure che Totò Benavoli è stato sempre una persona coraggiosa, una persona onesta, una persona che ha sempre lavorato nella sua vita, ma lo ricordiamo per altri lavori che ha fatto come apicoltore e in agricoltura. E questi elementi che questa sera abbiamo detto questa sera hanno colorato davvero il percorso della sua vita. Io ho chiuso la mia targa con una citazione dicendo che i giovani camminano più veloci e gli anziani conoscono la strada, e Totò Benavoli la strada l'ha sempre conosciuta. Grande partecipazione per i 100 anni di Totò Benavoli qui al circolo. Lei è il presidente di questo circolo, nato 30 anni fa se non sbaglio. Qual è la vera soddisfazione che c'è stata oggi? Guardi, oggi per il centro di aggregazione sociale Gabbiani è la giornata più bella da quando è stato istituito, come dicevo prima, dal dottor Bruno Severino, il nostro presidentissimo, per la sua idea, la sua capacità. Noi, praticamente tutti i nostri soci, specialmente le persone anziane, abbiamo un particolare riguardo per loro, e quando riusciranno ad arrivare a 90 anni noi abbiamo organizzato sempre una festa insieme alla loro famiglia e tutti i soci. Però per la prima volta nella nostra storia non c'era mai capitato che un socio, il nostro amico Totò Benavoli, compisse oggi 100 anni. Quindi ci siamo premuriti con l'amministrazione comunale, siccome Totò è nato a Brancaleone abbiamo dovuto prendere i contatti anche con il sindaco e con la famiglia, perché è stato un po' particolare, però penso che da come avete visto siamo andati bene. Siamo molto soddisfatti, oggi per la prima volta, vedi, è la prima volta che festeggiamo un socio che arriva al centenario, però come lei ha potuto notare abbiamo 3-4 persone che sono addirittura d'arrivo, e questo ci riempie di gioia, perché chi dimentica il passato dimentica se stessi. Noi abbiamo molto cura, curiamo queste persone, li vogliamo sempre insieme a noi. E a questo proposito vorrei fare anche un ringraziamento a Teleionio, perché è sempre presente, specialmente quando organizziamo noi del centro. Mi viene in mente le serate quando facevamo gli spettacoli con il teatro, le feste che organizzavamo sempre al centro, e quindi sono io anche che voglio ringraziare anche Teleionio. Grazie.
già si parlava da sirata prima, domani nibidi ma la scurata, falli dalla chitarra raccordata, cape cantana d'assa starà mia, e la chitarra attacca la sonata, e aspetto muta faccia stu barbuni, e a bugiata e tu sa cantata, e ti la canto sta bella canzoni. Chiuri, chiuri da vita mia, non lo vedi lo tempo passa, ma tu così ti diria, che si grida l'amore non passa, care e resto per via, che si tutta la vita mia, e un giro lo destino, e chi su lui tu potia. Chiuri da vita mia, non lo vedi lo tempo passa, ma tu così ti diria, che si grida l'amore non passa, care e resto per via, che si tutta la vita mia, e un giro lo destino, e chi su lui tu potia. La Redel vince ancora, alzata la coppa, Sant'Ambrogio. Non dominante come il giorno prima, ma efficace, con voglia di far bene ed entusiasmare il pubblico del Pala Calafiore e vincere, scrivere la nota.
Il precampionato della Redel apre nuovamente la bacheca dopo la vittoria al Memorial Serlenga di Canosa. I reggini fanno il bis aggiudicandosi la 48esima edizione del trofeo Sant'Ambrogio. La prestigiosa kermesse, questa volta dedicata alla B in compagnia di Barcellona Basket School e Catanzaro, viene vinta dai Nero Arancio, che fanno incetta di premi e conferimenti. Gara combattuta per 2 quarti e mezzo. Catanzaro, orfana di Sabatino e Carpanzano, tiene botta. Molto bene Tamulievicius, che sarà costretto ad uscire dal campo per raggiungere il limite di falli troppo presto. A differenza della sfida di semifinale contro Messina, Reggio e Undisel, la tenuta fisica però impressiona. Manu Fernandez, MVP della manifestazione, fornisce assist. Al bacio per il top scorer dell'evento, il determinato Paulinus, e per il miglior tiratore della manifestazione, Uken Ani. L'allungo diventa importante e perentorio, nonostante tante fasi di gioco frastagliate tra le due squadre. Catanzaro si illumina con Procopio e la bella schiacciata di Agbor Tabi, ma Reggio ne ha di più. Contropiedi e palle rubate a gogo per il Redel, che fa festa. La copertina finale è per il giovane Nicolò, che insacca 2 triple per chiudere definitivamente i conti. Termina 87-61. Coach Cadeo è stato eletto miglior coach dell'edizione. Tanti buoni segnali in vista dell'inizio del campionato, programmato per il 29 settembre a Marigliano.